Ho dimenticato di bagnare i fiori che ho seminato. Ho telefonato a Rosa, l'aspettavano per una riunione, sempre di corsa. Ciao. Olindo Romano annotava diligentemente nel suo diario quotidiano, redatto tra il 2015 e il 2017 dietro le sbarre del carcere di Opera. Inizialmente impiegato come giardiniere, svolge ora il ruolo di imbianchino. Nel suo scritto, Olindo narrava delle sue attività lavorative e dei dialoghi con la moglie, Rosa Bazzi, anche lei detenuta a Bollate. Entrambi stanno scontando l'ergastolo per la tragica strage di Erba dell'11 dicembre 2006, che causò la morte di Raffaella Castagna, del piccolo Youssef di 2 anni, della madre di Raffaella, Paola Galli, e della vicina di casa, Valeria Cherubini. Mario Frigerio, marito di Raffaella, fu l'unico sopravvissuto e divenne l'accusatore principale della coppia Romano Bazzi. Nonostante anni di proclami di innocenza, entrambi continuano a sognare la libertà, sebbene Olindo non ne tratta frequentemente nel suo diario. Qui, prevalentemente, elenca le attività svolte e rievoca le conversazioni con Rosa, considerandole il momento più significativo della sua vita dietro le sbarre. È plausibile immaginare che Romano stia affrontando con grande apprensione i giorni attuali, poiché è fissato per il 1 marzo il processo di revisione della loro condanna per la strage a Brescia. La sua speranza principale è quella di essere assolto e di poter finalmente riunirsi con la moglie, un legame che non dimentica mai nel suo diario. Gli esperti che lo valutarono durante i processi identificarono un'assidua dipendenza affettiva nei confronti di lei. Pur terminando nel 2017, il diario rivela che, secondo quanto dichiarato dal suo avvocato Fabio Schembri, marito e moglie mantengono un contatto telefonico settimanale. In vista dell'attesa udienza, il diario è giunto nelle mani del giornalista di Tele Lombardia Marco Oliva, corrispondente di lunga data di Olindo. Attraverso questo scritto emergono i tratti di un uomo ergastolano, una persona semplice e scrupolosa nel lavoro, che soffre la detenzione e mantiene un legame indissolubile con la moglie. Non avendo a disposizione un quaderno in cella, Olindo ha utilizzato un libro di storia donatogli da un docente dell'Istituto Gonzaga di Castiglione Olona, su cui ha incollato le sue riflessioni, lasciando intatta la dedica del professore. Perché so che a Olindo piace tanto la storia. Il diario include anche annotazioni riguardanti i corsi frequenti durante la detenzione, come quello di informatica, e dettagli sui compagni di cella come Lorenzo e Diego, dai quali cerca consigli prima di affrontare i colloqui con gli avvocati in vista delle richieste di revisione. Non solo, ma chiede anche il loro aiuto per rispondere alle domande presenti nelle lettere di Marco Oliva. Leggendo queste pagine emerge il lato artistico di Olindo, che ama disegnare con un tratto incerto e infantile le piante del giardino del carcere. Nel suo racconto spiega che ormai il giardino è colmo e non c'è più spazio disponibile, concludendo così: per quest'anno sono a posto. Emerge chiaramente una certa rassegnazione nel modo in cui accetta la sua condizione, focalizzando la sua attenzione in modo ossessivo su un unico pensiero: la sua amata Rosa. Nel diario dettaglia le telefonate con Rosa o l'ansiosa attesa di tali conversazioni, manifestando dispiacere quando esse saltano. Questi colloqui telefonici rappresentano l'unico mezzo attraverso il quale può comunicare con la moglie. Rosa, essendo analfabeta, non ha la capacità di scrivere e non emerge che abbia mai chiesto a un'altra detenuta di aiutarla a far recapitare un biglietto al marito. Di conseguenza, quei pochi minuti al telefono diventano vitale ossigeno per Olindo, che soffre dietro le sbarre. In particolare, si lamenta comprensibilmente del caldo torrido durante l'estate. Incolla nell'annotazione un articolo che discute dell'AFA e descrive quanto sia faticoso partecipare alle lezioni di informatica con quel clima afoso. «Sto aspettando di andare al corso di informatica in 9 in un locale piccolo più la prof. Hanno chiuso le porte, si moriva di caldo». Esprime il suo lamento per i costi elevati del servizio di lavanderia la domenica. Sebbene non emerga nulla di particolarmente travolgente da queste pagine, rappresentano un ulteriore segno della difficile accettazione della sua situazione da parte di Olindo.
Tuttavia, si può argomentare che pochi detenuti siano genuinamente felici. Questa è la riflessione di Marco Oliva, il quale ha ricevuto in dono da Olindo il diario. Dal carcere Olindo riesce a seguire la mia trasmissione Iceberg Lombardia, che da sempre si è occupata della strage di Erba e dei tentativi di ottenere la revisione del processo portati avanti dalla sua difesa. Mi scrive anche delle lettere da quasi una decina di anni e mi racconta le sue sensazioni e la sua vita in carcere. Io non faccio altro che fare il mio lavoro, ovvero porre delle domande. Una tra tutte, se lui e Rosa sono ancora insieme nonostante i pettegolezzi. La sua risposta, ancora 2 mesi fa, è stata sempre sì. Per lui il futuro fuori dal carcere sarà sempre con Rosa. Nel dicembre del 2019 emerse che la donna aveva instaurato una relazione con un compagno di detenzione, il quale lavorava con lei e successivamente perse la vita in un incidente stradale. L'avvocato Fabio Schembri ha costantemente negato questa circostanza, ma le compagne di cella hanno confermato il contrario. Secondo il giornalista, Olindo, nel descrivere le sue giornate monotone dietro le sbarre, svela al lettore le proprie speranze di libertà e dipinge vividamente il quadro della sofferenza che permea la vita in carcere. Chi non ha vissuto, per sua fortuna, il carcere non sa cosa accade là dentro. Questo diario è uno spaccato della vita in carcere, comune a migliaia di detenuti. Mi hanno colpito la sofferenza per il caldo soffocante nelle celle d'estate, o la sua gioia genuina per il raccolto di pomodori o zucchine abbondante, o ancora l'esultanza per aver ricevuto un dolce che vorrebbe dare a Rosa, ma anche la tristezza per non poter lavorare l'orto il giorno di Pasqua. Nei festivi non si può. Non è remissivo, ogni tanto litiga con i suoi compagni. Nonostante la fitta corrispondenza con Olindo, il giornalista non possiede alcuna certezza riguardo alla colpevolezza o all'innocenza di quest'ultimo. Ho molto rispetto delle sentenze. Vero è che molti dubbi non hanno mai avuto risposte. Avere delle risposte, fare ulteriori approfondimenti, revisionare il processo non mi spaventa. L'importante è che alla fine di questo percorso non ci siano più dubbi, per nessuno.